130. Lo spirito dà vita. In queste tre verità Dio ti ama, Cristo è il tuo Salvatore, Egli vive, compare Dio Padre e compare Gesù. Dove ci sono il Padre e Gesù c'è anche lo Spirito Santo. È Lui che prepara e apre i cuori perché accolgano questo annuncio. È Lui che mantiene viva questa esperienza di salvezza, è Lui che ti aiuterà a crescere in questa gioia se lo lasci agire. Lo Spirito Santo riempie il cuore di Cristo risorto e da lì si riversa nella tua vita come una sorgente. E quando lo accogli, lo Spirito Santo ti fa entrare sempre più nel cuore di Cristo, affinché tu sia sempre, sempre più colmo del suo amore, della sua luce e della sua forza. 131. Invoca ogni giorno lo Spirito Santo perché rinnovi costantemente in te l'esperienza del grande annuncio. Perché no? Non perdi nulla ed egli può cambiare la tua vita, può illuminarla e darle una rotta migliore. Non ti mutila. Non ti toglie niente, anzi, ti aiuta a trovare ciò di cui hai bisogno nel modo migliore. Hai bisogno di amore? Non lo troverai nella sfrenatezza, usando gli altri, possedendoli o dominandoli. Lo troverai in modo che ti renderà davvero felice. Cerchi intensità? Non la vivrai accumulando oggetti, spendendo soldi, correndo disperatamente dietro le cose di questo mondo. Arriverà in una maniera molto più bella e soddisfacente se ti lascerai guidare dallo Spirito Santo. 132. Cerchi passione? Come dice una bella poesia, innamorati o lasciati innamorare, perché niente più può essere più importante che incontrare Dio, vale a dire innamorarsi di Lui in una maniera definitiva e assoluta. Ciò di cui ti innamori cattura la tua immaginazione e finisce per lasciare la sua orma su tutto quanto. Sarà quello che decide che cosa ti farà alzare dal letto la mattina, cosa farai nei tuoi tramonti, come trascorrerai i tuoi fine settimana, quello che leggi, quello che sai, quello che ti spezza il cuore e quello che ti travolge di gioia e gratitudine. Innamorati, rimani nell'amore, tutto sarà diverso. Questo amore di Dio che prende con passione tutta la vita è possibile grazie allo Spirito Santo, perché l'amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato ai Romani. 133. Egli è la sorgente della migliore gioventù, perché chi confida nel Signore è come un albero piantato lungo un corso d'acqua, verso la corrente stende le radici, non teme quando viene il caldo, le sue foglie rimangono verdi. Geremia. Mentre i giovani faticano e si stancano, Isaia, coloro che ripongono la loro fiducia nel Signore riacquistano forza, mettono ali come aquile, corrono senza affannarsi, camminano senza stancarsi. Isaia.